Cantiere, posti di guardia, laboratorio di Brewster. Ecco dov'è ora il frutto dell'Eden. Tutto pronto. Ora stacco la locomotiva per creare un diversivo. Ma dov'è? Dov'è il carico di Brewster? Codardo. Arrivando, Sir Brewster. Al laboratorio. Seguitemi lungo i binari. Tu resta qui, a controllare. Va bene, urlerò se ci sono guai. Prima devo guardare dall'alto. Meglio essere cauti. Bisogno di altre 2 settimane col dispositivo. Le vostre discutibili pratiche stanno attirando troppe attenzioni. Avete avuto tutto il tempo per ottenere risultati, Sir David. Io non credevo di dovermi esibire come se fossi un Cocker Spaniel. Dovreste ricordarvi il vostro debito con l'ordine. Miss Thorne, voi mi trattate come se fossi un cane. Sir David, tornerò qui domani. E se non avrete svelato il segreto di quell'oggetto, altro che cani. Vi darò in pasto ai lupi. Buona giornata. Sono venuto a fare un giro turistico, signori. Chi ti ha mandato? È una spia di Green. Prima interrogate quell'uomo. Poi portatelo al laboratorio.
Mi dispiace, ma devo attenermi al piano. Grazie mille. Ero proprio in grossi guai quando... Beh, insomma, mi hai salvato. Dov'è il laboratorio? Slegami e poi ne parliamo, mia cara. Il tempo stringe. Dimmelo ora. È sottoterra. Serve una chiave. Una guardia ha preso la mia, purtroppo. Grazie. Ehi, non mi sleghi? Sei entrato. Di certo riuscirai anche a uscire. Tranquilla, mia cara. Ricordo ancora qualche trucco dai tempi del circo. Perfetto. L'entrata al laboratorio. Thank you.
dovrei... Frutto dell'Eden. Aumentate la corrente. Ma diventerà instabile. Avete sentito, Miss Thorn? Voglio risultati, ora. È tempo di lasciare questo mondo, Sir Brewster. Ma resta così tanto da scoprire. Non abbiate paura. Non ne ho. Dio mi accoglierà. Continuerò il vostro esperimento. Non potete fermare, Starrick. Miss Thorn ha già trovato un altro frutto dell'Eden, ben più potente dell'ultimo. Prenderò anche quello. Combattiamo per cose che siamo destinati a perdere. È la nostra natura. Non mollare.